Quando e come è nata la passione per la boxe? Avevo 8 anni e la sera, quando mio fratello Mario tornava dalla palestra, perché faceva il pugile già da qualche anno, la sera mi insegnava già i primi pugni da portare, mi faceva vedere i gesti tecnici e devo dire che già da quel momento cominciai a innamorarmi di questo sport. Poi, dopo tantissime mie insistenze, mi feci portare in palestra, perché lui appena tornava la sera, io portami in palestra, voglio venire pure io. E quindi dopo tante insistenze mi portò in palestra. E devo dire che quando sono sceso in quella grotta, che è la Fulgor Napoli, il tempio della boxe, quando ho visto i ragazzi colpire il sacco, mi sono innamorato della bellezza del gesto tecnico di questo sport. E allora lì ho capito che quello doveva essere il mio destino. Qual è stato il momento più bello della mia carriera? Devo dire che sono più momenti belli della mia carriera. Il primo, innanzitutto, è il mio primo titolo italiano da dilettante. Ero ancora un juniores e io battei pugili seniores e quindi conquistai il mio primo titolo italiano. Il secondo momento bello è chiaramente la vittoria alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, vincevo la medaglia d'oro e fui anche premiato come miglior pugile del torneo. Combattevo nella patria dei pugili più forti al mondo e in finale io battevo proprio un sovietico, Serik Konokbaev, che già avevo affrontato un anno e mezzo prima ai campionati europei di Colonia e fui proprio defraudato di una vittoria netta. Una giuria ignominiosa mi privò di quel titolo. E il destino volle proprio che io e lui ci incontrassimo in finale, proprio come il copione di un film. Entrambi battemmo nei nostri gironi avversari di grandissimo livello fino ad arrivare in finale e io riuscii a togliermi questa grande soddisfazione. Il terzo momento più bello chiaramente è il titolo mondiale dei professionisti perché avevo battuto Ubaldo Sacco che era il campione del mondo dopo 15 riprese massacranti, infuocate, non ci fu un momento di pausa in 15 round e sorpresi tutti. Perché tutti pensavano che io non avrei mai potuto sostenere un match basato tutto sullo scontro fisico, mi riconoscevano come pugile tecnico, non avrebbero mai pensato che sarei riuscito anche a dimostrare di essere un guerriero, di saper sopportare la fatica, il dolore fisico, ma poi tutto questo fu premiato perché io avevo un solo obiettivo nella mia testa, regalare ai miei genitori quella grande felicità e ci sono riuscito. In questo libro Sparviero, insieme a mio nipote Fabio, abbiamo voluto dimostrare e presentare una Napoli diversa dal solito cliché che la vuole pizza e mandolino o criminalità. Invece l'anima e l'animo di napoletani è fatto di onestà, di meticolosità e precisione nel lavoro, ma soprattutto fatta di grande estro creativo. Questa è la mia Napoli.